Sulla mia pelle ho vissuto questa esperienza. Mi hanno telefonato perché volevano farmi una visita di controllo senologica telefonica. Io sono stata operata di tumore al seno e quindi ho preteso una visita in presenza perché secondo me è importante il contatto e il confronto con un medico. Mi hanno telefonato a marzo per fare la prima visita telefonica di controllo. L'ho accettata perché quello era un periodo particolare di emergenza sanitaria e quindi l'ho accettata. Mi hanno telefonato, mi hanno fatto leggere gli esami ematici, ovviamente quelli ecografia e mammografia ce l'avevano già loro perché ho fatto qui gli esami a ottobre. Questa settimana invece adesso avevo un'altra visita di controllo il 3 di febbraio, mi hanno chiamato una settimana prima perché volevano farmi l'ennesima visita telefonica. Io l'ho rifiutata e mi sono presentata qua, perché è un nostro diritto avere delle visite in presenza. Chiudono le strutture sanitarie, concentrano tutti i pazienti in un'unica struttura e è inevitabile non avere poi posto per le persone. Quando sono arrivata qua mi hanno dato dell'irresponsabile perché per l'emergenza Covid, tra l'altro questo non è un ospedale Covid, e avrebbero comunque dovuto già 6 mesi fa o comunque a giugno fare dei percorsi puliti e sporchi per le persone malate o no. Mi hanno dato delle responsabili perché noi siamo in tanti e non c'è posto. Io ho risposto che non siamo noi essere in tanti a essere malate, ma sono loro ad avere poche strutture, pochi posti per le persone che hanno delle problematiche. Questo penso non solo per i problemi femminili, ma per tutti i settori, perché so che all'ospedale Molinette hanno fatto delle visite telefoniche a delle persone con delle malattie autoimmuni molto gravi, so che non prendono in carico delle persone che hanno la distrofia muscolare ancora perché hanno bloccato le visite, quindi in questo momento hanno avuto un anno di tempo per riaprire le strutture, ci sono ospedali ancora chiusi, quindi hanno avuto tutto il tempo, i soldi sono arrivati anche tanti, però a questo punto vogliamo sapere cosa hanno fatto in questo anno, come hanno speso questi soldi. Io e tante altre persone ci siamo sentite abbandonate, sì. Spingono a fare visite. Un altro piccolo aneddoto. Ho avuto un problema importante, non avevo un medico di riferimento, perché quando sei, hai un problema, non hai un medico di riferimento, passi da un medico all'altro. Avevo un problema, non sapevo chi rivolgermi, ho dovuto telefonare a un medico privato. Questo medico privato mi ha consigliato una mammografia in una struttura privata, da un suo ecografo privato. Io anche in quel caso mi sono impuntata, ho telefonato a tutto il mondo e ho preteso una visita convenzionata, una visita all'ospedale Martini che poi le fanno all'ASL di Via Monginevro, perché non è giusto, perché la sanità è pubblica, i finanziamenti devono essere pubblici e non devono spingere verso la sanità privata convenzionata che è comunque a carico nostro.